Amici, buongiorno. Stamattina mi trovo in una casa bruciata, in una casa abbandonata, in una casa ormai perduta. Sono venuto un po' a ispezionare il luogo, ero già venuto in passato, però ero privo di attrezzatura, mi serviva qualcosa per scavare. E sono andato proprio sotto il piano di cottura a scavare. Ora vi faccio vedere, vedete? Sotto il piano di cottura, quello in muratura, quello che non è stato soggetto. Non è stato soggetto a, diciamo, a riempimento di detriti durante il crollo della casa. E ho trovato un po' di roba, un po' di bottiglie interessanti, ma finalmente dopo tanta ricerca, dopo tantissima ricerca, sono riuscito a mettere le mani sopra la famigerata bottiglietta di Coca-Cola, quella con la scritta in risalto sul vetro. Questa era una vita che la stavo cercando. Adesso poi farò una ricerca, questa qui tra le altre cose è di color, sembrerebbe, le zanzare mi stanno mangiando, sembrerebbe verde ma è il muschio che c'è dentro, e niente, farò una ricerca. Comunque finalmente, ragazzi, ne ho una anche io di queste bottigliette qua, e adesso la caccia continua perché sotto il lavandino qua ci potrebbe essere qualcos'altro. Vabbè, non vi voglio annoiare con altri dettagli della mia giornata in questo rudere. E niente, poi devo andare a scavare lì. Lì non c'è ancora scavato nessuno. Allora, sono sempre dentro la casa e mi sono spostato. Sono andato un po' a curiosare sotto quel lavandino lì. Ho trovato dei cocci di piatti, ho trovato un bottiglino. Poi mi è caduto l'occhio in questo punto, dove c'erano questi due pezzi grandi di marmo, che sono niente meno la piastra del Comò alla Genovese, che era qui al piano di sopra. Molto probabilmente era proprio qui, perché avendola trovata in questo punto, quando è crollato il pavimento, la ciappa che noi qui da noi la chiamiamo la ciappa, diciamo la piastra di marmo bianco, è rimasta qua, si è spezzata a metà perché chiaramente il colpo che avrà preso, e subito quando l'ho tirata su ho rinvenuto queste tre cose qua: un grande barattolo di vetro, una specie di contenitore di vetro con scritto Ghislanzoni, un chiodo di quelli del tetto, vabbè, una molla molto strana e un calamaio che sicuramente poteva essere posizionato, e questo faceva parte forse di un lume. Niente, ma la cosa interessante è sotto il lavandino, perché adesso io qui ho trovato, è di nuovo piastrellato questo piano cottura qua, però sotto mi sembra che ci sia un forno o qualcosa del genere, vista l'impossibilità di farli in legno, se li facevano in muratura. Adesso diamo un'occhiata sotto che cosa c'è. Va bene, prima di tutto diamo una curiosata dentro i buchi della cucina e poi diamo un'occhiata sotto. Un attimo, che non è una cosa proprio facilissima. Allora, c'è molto da scavare ancora. Là c'è un grande barattolo di vetro, qua c'è un catino di ceramica, patrimonio dell'umanità. E niente, devo tirare fuori tutto per andare a vedere a piano pavimento cosa c'è. E niente, vedremo dopo. Tutto quello che trovo lo posiziono qua sopra, così poi ci diamo un'occhiata assieme. Va bene, come vedete poi alla fine ho smontato anche la stufa in muratura per vedere se ci fosse caduto qualcosa dentro all'interno delle camere. Niente, ho trovato praticamente tutta la stufa smontata sotto, a parte quello che ho visto in un primo momento non ho trovato nient'altro. Ho trovato un catino smaltato in buone condizioni, forse il migliore che abbia mai trovato, un piatto da lavaveno classico, bottiglino di non so che, comunque quel non so che c'è ancora dentro. Ho trovato questo, che è veramente una delle cose più bizzarre che abbia mai visto, un bottiglino di profumo fatto in una forma geometrica che non saprei neanche definire. Questo barattolone sicuramente per le conserve, ancora di quelle antiche, infatti lì vedete una bella bolla nel vetro, cose che adesso non sarebbero assolutamente possibili visto la tecnologia, che ci avrebbe subito scartata. Forse uno dei primi col tappo a vite, a un passo molto molto largo, questo passo a vite,
E comunque è sempre anche questo un pezzo di storia. Va bene, vado a fare un giro attorno alla casa perché dove c'è una casa c'è anche sempre un altro pezzo di casa vicino. E sono un po' deciso se uscire dalla finestra, se uscire dalla porta o se uscire da questa finestra. Va bene. Quando ho deciso esco e se trovo qualcosa ve lo faccio sapere. Lo sapevate che sarei ritornato, infatti prima di uscire ho guardato per terra e ho trovato questa. Allora, appena l'ho visto sono rimasto subito un po'. Ho detto, ma è possibile che questa cosa qua si trovi in questo posto qui? Tra le altre cose, essendo la casa stata preda, non so se ve l'ho detto prima, di un incendio, com'è possibile che sia sopravvissuto questo oggetto a una catastrofe del genere? A parte l'incendio, ma poi il crollo e tutto il resto, com'è possibile che si sia salvato? Sapete di cosa si tratta? Questa è un'ancia. Che cos'è un'ancia? L'ancia è quella membrana sottile che viene fissata nei boccagli dei sassofoni, delle trombe e dei clarinetti per creare quell'effetto vibrato, quell'effetto strombato. Ora, si vede che questa casa qua c'era un musicista. Tra le altre cose, questa è molto lavorata, è molto bella e molto antica. La parte che vedete di qua, che è tutta frastagliata, è perché è il punto dove veniva appoggiato il labbro. Dove veniva appoggiato il labbro, e soffiando si dava questa benedetta vibrazione. E comunque aveva anche l'abitudine di mordicchiare l'ancia, perché vedete che ne mancano dei pezzettini. La cosa interessante è che adesso poi l'esaminerò perché qua non sono ancora riuscito a capire di che cosa è fatta. Le prime ance in assoluto erano costruite di osso, di fogli di osso, perché non c'era la plastica, non c'era la bachelite, non c'era il teflon come c'è adesso. E perciò per creare questa membrana sottilissima che serviva a vibrare quando si soffiava all'interno di questi strumenti musicali, l'unico modo era costruirle di osso. Tra le altre cose, questa è proprio uno spettacolo, perché di qua abbiamo un disegno molto, molto liberty e di qua abbiamo di nuovo un'altra sequenza di righe e di puntini molto interessanti. Vabbè, questa assolutamente non la devo perdere, non la devo rompere, perché non mi è mai capitato di trovarne una. Sono sicuro al 100% che è di osso. Di trovarne una del genere e non ne ho mai trovato una. E poi guardate un po' dove l'ho trovata. L'ho trovata qua proprio sotto i miei piedi, quando ho rimosso il materiale che era sotto il lavandino. Guardate questa qua, questo qui è un pezzo di bottiglia di nuovo che ha più anni che l'invenzione del pane. Chissà che cos'è. Comunque era qui. Era sicuramente posizionato, come vi dicevo, all'interno del comò, perché forse era un ricambio, forse era un ricambio, forse era quella vecchia che l'ha tolta dallo strumento e non l'ha voluta buttare via, ha detto la tengo di emergenza. Era posizionata proprio qui sopra e quando è crollato tutto. È crollato il comò, è crollato la piastra, è crollato l'ancia. L'unica cosa che non è crollato è il sassofono, perché io ho un po' guardato, ma il sassofono non c'è. Sicuramente prima di quando è scappato, che ha scoperto l'incendio, l'ha preso sotto una scella e se l'è portato via. Va bene, adesso io vado un po' di qua. Chissà che di qua cosa posso trovare.